Ciao inventori di sogni e benvenuti o bentornati sul canale. Piccolissima intro per il Bookshelf Tour 2021. Non so a quando risalga l'ultimo, credo almeno un 6 mesi fa. Magari se avete una memoria migliore della mia fatemelo sapere. Però di fatto sono cambiate un po' di cose nella mia libreria, quindi mi fa piacere fare questo aggiornamento. Si sono infatti aggiunti dei titoli nuovi, ovviamente, che cosa lo diciamo a fare, però altri sono andati perché li ho venduti al mercatino dell'usato e poi si sono aggiunte delle chicche veramente molto belle di libri da collezione, da esposizione, di quelli in edizioni pregiate. Per cui faremo adesso una bella carrellata, mettetevi comodi, preparatevi i popcorn perché non so quanto ci vorrà. E intanto vedete che alle mie spalle le cose continuano a cambiare. Avete presente il film Labyrinth, che la ragazza si gira e non c'è più la porta, i muri si spostano? Ecco, la stessa cosa. Qui c'erano dei libri che adesso non ci sono più. Manca il divano, proprio completamente, la cosa più eclatante, ma ne arriverà uno nuovo. Qui c'è un puff che non c'era, insomma, una serie di cambiamenti che fanno parte di questo grande libro fantasy che è questa stanza. Va bene, detto questo, io vi do un bacione, vi lascio al Bookshelf Tour e ci vediamo dopo. Come sempre, vi lascio i link di Facebook e Instagram qui sotto nell'info box, seguitemi anche lì e fatemi sapere con un commentino ed un like che cosa pensate di questo video. Un bacione e a dopo! In effetti però inizierei da questi libri che sono qui nella stanza. Notare che questa box l'ho realizzata io con un tutorial visto su YouTube e ne vado molto fiera, tipo Pico de Paperis quando costruisce la cosa più semplice del mondo e impazzisce di orgoglio perché è molto teorico, ecco un po' la stessa cosa. Qui c'è il mio autografo di Clint Eastwood, non so se ve l'ho mai mostrato, ma è un'altra cosa di cui vado molto fiera. E qui in questa box con scritto book sono custoditi tutti i miei libri di Bianca Pizzorno, che è l'autrice con la quale sono un po' cresciuta. Infatti vedete che libri stravissuti, però ci sono veramente affezionata perché risalgono alla mia infanzia barra preadolescenza e quindi sono i libri effettivi di letteratura, romanzi, feuilleton e racconti che mi hanno avviata al mondo della lettura più di altri. Poi ci sono anche qui alcuni libri che vi mostro velocemente. Si tratta per lo più di manuali universitari, quindi arte del Cinquecento, storia romana, storia medievale, letteratura latina, che è un libro altrettanto stravissuto, ma questo veramente consumato, però sempre indispensabile. Il libro del mio docente di letteratura italiana, uno dei vari, Le città indistricabili, Nel ventre di Napoli, da Villari ai De Filippo, altro libro molto interessante. Libri di linguistica, filologia, questo è stato interessante perché un libro sulla figura di Padre Pio, però dal punto di vista storico, infatti era una monografia proprio dell'esame di storia. Qui abbiamo delle guide alla lettura di Dante e poi tutte le poesie di Eugenio Montale, tutte le poesie di Ungaretti e la Divina Commedia in questa edizione da edicola. E poi c'è la chicca, che è questo libro bellissimo, grandissimo, da collezione e da esposizione, che è I grandi diari, lettere, agende, taccuini di personalità straordinarie, edito da Gribaudo, regalo della mia adorata Mel, a cui mando un bacione. Si tratta di un libro che racchiude anche in copia anastatica gli appunti, i diari di grandi personalità del passato di vario tipo. Ad esempio abbiamo scribi, scrittori, ad esempio qui ho la pagina di Sir Walter Scott, il quaderno di Gaudì, il diario di Kierkegaard e tanti tanti altri, quindi esploratori, personaggi politici, pittori, colonizzatori. È bello perché permette di apprezzare anche la scrittura originale, che è una cosa che io adoro fare, mi piace proprio guardare la scrittura delle persone, quindi un libro stupendo ed un regalo meraviglioso. E arriviamo alla libreria principale, la libreria vera e propria,
di cui, come da tradizione, vi faccio una panoramica generale. Si tratta della Billy dell'IKEA, in questa versione bianca con le ante di vetro, e anche le due luci sopra, i due faretti, sono stati acquistati all'IKEA. Iniziamo dalla parte di sinistra, di cui vi faccio una carrellata. E partendo dall'alto abbiamo La Parigina, che è un libro che mi è stato regalato, che racchiude luoghi, mercatini, negozi e posti vari di Parigi, un po' lontani dai soliti itinerari turistici. Poi abbiamo Serpico, Tsunami, Azione Immediata, vabbè, libri che sono stati regalati. Questo è uno degli acquisti estivi, Enola Holmes, Il caso del marchese scomparso, di cui ho visto il film su Netflix, molto carino. Un'enciclopedia della musica e Angolino, Alberto Angela e Piero Angela con La straordinaria storia della vita, Una giornata nell'antica Roma, Impero e I tre giorni di Pompei. Qui sotto abbiamo il borsellino in cui racchiudo i miei post-it. Vi faccio vedere all'interno, questo è quello che rimane alla fine dell'anno. Sembrano tanti, ma in realtà erano molti molti di più. E qui abbiamo dei libri che sono oramai introvabili, a meno che non vi rivolgiate alle bancarelle o al mercatino dell'usato, perché è questa edizione degli indimenticabili grandi romanzi d'amore della Mondadori De Agostini. Sono molto belli in copertina rigida, e di questi ho La figlia di Mistral, che è uno dei miei romanzi preferiti, Voglia di tenerezza, altrettanto, bellissimo anche il film, Attrazione fatale, sempre da cui hanno tratto un film con Michael Douglas, e Camera con vista. Poi da qui a qui abbiamo dei libri che mi sono stati regalati da mio zio professore, quindi Enciclopedia della Psicanalisi, L'ultimo re di Napoli, Il mondo di ieri di Zweig. Zweig è un autore che ho scoperto di recente e che mi è piaciuto tantissimo. Come stanno le cose di Odifreddi, Eva Cantarella con Secondo Natura, io un manoscritto che ha ispirato un mio racconto che trovate sulla mia pagina Facebook, Sei passeggiate nei boschi narrativi di Umberto Eco, e questo è il libro con il quale ho scoperto Zweig, anche abbastanza di recente, Novella degli scacchi, che è un libro meraviglioso. E qui abbiamo I luminari di Eleanor Catton, questo librone che non ho ancora letto, che ha vinto il Man Booker Prize nel 2013. Al piano di sotto abbiamo un po' di libri della RBA Edizione, quindi una casa editrice da edicola che propone queste raccolte con dei libri molto belli da collezione, che riproducono anche le edizioni originali. E di questi ho La macchina del tempo di Wells, che in realtà è solo uno dei racconti. Sono delle edizioni bellissime, anche illustrate all'interno. Poi Sandokan di Salgari o Salgari, non lo abbiamo mai capito. E poi un po' di libri di Jules Verne, 5 settimane in pallone, Dalla Terra alla Luna, Viaggio al centro della Terra, Il giro del mondo in 80 giorni, 20.000 leghe sotto i mari. Sempre di Verne ho anche queste altre edizioni, in particolare altre tre di Viaggio al centro della Terra, ve le mostro. Questa della Oscar Mondadori con i funghi giganti, questa della Crescere Edizioni con il dinosauro e questa della Giunti con la copertina del film, molto carino anche il film. E poi Giro del mondo in 80 giorni, queste sono edizioni da bancarella, quindi pagate veramente nulla, e sempre 20.000 leghe sotto i mari nell'edizione della Oscar Mondadori. Scendendo di un piano abbiamo qui il mio reading journal, che oramai conoscete in lungo e in largo, ho i tatuaggi mica mordo, i miei due libri della Oscar Wolt Mondadori, quindi le edizioni deluxe della Mondadori, e sono in particolare L'ombra del vento di Zafon, in questa peraltro allure vintage molto molto bella, sembra proprio un libro rovinato, e Le cronache di Narnia di Lewis al completo, quindi questo mattonazzo contiene tutti i libri della saga di Narnia. Qui abbiamo una scatolina dove erano contenuti alcuni gadget di Zero Calcare, e qui la shopper della Ab Editore, tra l'altro è carinissima e le dedicherò un post su Instagram e Facebook.
Qui abbiamo altri libri fantasy, ma non solo, Dragonero ed Eragon, quindi due libri sui draghi, Il canto del ribelle, La quinta onda, Cuore d'inchiostro, Omicidi per signorine, Il problema del maggiordomo impiccato, che tra l'altro è molto carino, e poi due classici così a caso, Le relazioni pericolose e Cime tempestose della Bronte, in questa edizione scolastica, libro stupendo, e vorrei recuperare un'edizione più carina. Scendiamo ancora di un piano e qui abbiamo la Befana strategica, perché ha una sacca che mi permette di contenere tutti i segnalibri, quindi è comodissima e si è garantita il suo posto qui tutto l'anno. L'omino biscottino, e lo poggiamo un attimo qua, e qui abbiamo altri segnalibri che erano troppo grandi per stare dentro la sacca della Befana, quindi li ho legati con una molletta e li tengo qui. In questa mensola abbiamo il cofanetto, molto carino, che racchiude la trilogia barra saga, perché poi in realtà c'è un quarto libro, di Divergent, quindi Divergent, Insurgent, Allegiant e Four. La trilogia di Epp House, carinissima, mi è piaciuta tanto, l'ho letta qualche anno fa insieme al piccolo Ruby, e comprende I segreti di Epp House, Folsham e L'ombra. Stile gotico dark, tra l'altro libri illustrati dallo stesso autore. Qui, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, la trilogia di Hunger Games, e qui un libro pop-up molto carino dedicato al corpo umano. In pratica voi con questo libro simulate di essere uno studente di medicina nella Londra vittoriana, quindi vi recate un pomeriggio in un laboratorio insieme ad un medico e analizzate un corpo. Vi faccio vedere la prima pagina. Eccola qui. Vedete che bello che è. Ed è tutto apribile, tutto studiabile, con questo effetto comunque di laboratorio di fine 800. Passiamo all'altra libreria, anche qui vi faccio una carrellata. Partendo dall'alto abbiamo l'angolino dedicato alle Mille e una Notte e sue varianti, suoi retelling. Partiamo con proprio l'opera originale completa, poi Il cantore di storie di Kawaiti, che è una sorta di appunto retelling, La moglie del califfo, che è un romanzo young adult dedicato alla figura di Scheherazade, Un mondo nuovo, ovvero la versione alternativa della fiaba di Aladino, e strategicamente ho sistemato qui davanti due profumini orientali, Compagnia delle Indie e Tesori d'Oriente. Procediamo con alcuni classici, Guerra e pace di Tolstoi. Questa è l'edizione a mio parere migliore che c'è, perché ha tutte le note, ha la traduzione delle parti in francese, quindi ottima, ottima edizione, anche se questo libro è un po' il mio gioco al massacro d'anni, come vi ho confessato in un post recente su Instagram. Poi abbiamo Tre uomini a zonzo, che è il sequel di Tre uomini in barca, che ho al piano di sotto, Kim di Kipling, due libri di Michael Ende, ovvero La storia infinita e La notte dei desideri, Casa di foglie, che è questo horror libro ergodico, ecco, non mi veniva la parola, quindi uno di quei libri che vanno letti anche capovolgendoli, guardandoli allo specchio, quindi sono più interattivi rispetto alla lettura tradizionale e più complessi. Qui abbiamo il mio libro trash, di cui vi avevo promesso il libro di Ciofeca, il video del libro di Ciofeca, e lo farò. E qui abbiamo un po' di quadernetti che mi servono per il canale, due mini guide su Leopardi e Dante, quindi un sunto veloce di vita e opere, L'origine della specie di Darwin, Robinson Crusoe di Defoe, Moby Dick di Melville, L'Odissea di Omero e Audrey Hepburn, Un'anima elegante, che è un libro fotografico curato dal figlio Sean. Il ripiano di sotto inizia con un angolo dedicato a Marilyn Monroe.
abbiamo dei libri che parlano di lei e dei libri che erano contenuti nella sua libreria privata, quindi sono stati poi trovati proprio a casa sua nella sua libreria. Cominciamo con Fragments, che è un volume stupendo della Feltrinelli, che racchiude proprio pagine di diari, di lettere, appunti scritti proprio da Marilyn, che rivelano la vera donna dietro il mito. Un romanzo invece su Marilyn scritto da Alfonso Signorini e l'unica biografia ufficiale, che è quella curata da Joshua Green. Questo è il risultato di un'intervista che Marilyn ha rilasciato. Poi abbiamo la sceneggiatura di Quando la moglie è in vacanza di George Axelrod. Carinissima questa sceneggiatura e diversa dal film. So che questo adesso è un libro introvabile, però se per caso vi capita, compratelo e leggetelo. E da qui fino a qui abbiamo appunto i libri che erano nella libreria personale di Marilyn, ovvero La Bibbia, Il piccolo principe, La caduta di Camus, Il grande Gatsby, Il profeta di Gibran, Morte di un commesso viaggiatore di Arthur Miller, che è un'altra sceneggiatura, e tra l'altro questo è stato il terzo marito di Marilyn, Sulla strada di Jack Kerouac, Alice nel paese delle meraviglie di Carroll, Lettere a un giovane poeta di Rilke, Romanzi brevi di Mann e Il vecchio e il mare di Hemingway, in questa edizione scolastica, ma un libro fondamentale, penso di averlo letto almeno 3 volte. Si prosegue con un po' di classici, ovvero L'isola del tesoro. Adesso è uscita un'edizione stupenda di questo e la vorrei tanto tanto recuperare. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, La freccia nera di Stevenson, Il Notre Dame de Paris di Victor Hugo, I viaggi di Gulliver, 3 uomini in barca, eccolo qui, L'abbazia di Northanger di Jane Austen, Il libro della giungla, Il corsaro nero, e poi Angolino, Oscar Wilde con Il ritratto di Dorian Gray, Il fantasma di Canterville e altri racconti, e il De Profundis, in queste edizioni acquarello che costano pochissimo e rendono comunque bene, tranne questa che è della Oscar Mondadori. E qui abbiamo una coroncina del compleanno. Continuiamo con 3 libri della Burr Deluxe, quindi questa edizione un po' più di lusso della Burr, e abbiamo Jane Eyre, questo bel librone tra l'altro illustrato, Frankenstein di Mary Shelley, l'ho pronunciato malissimo, e Inferno di Dante, che è l'edizione dalla quale vorrei rileggere l'Inferno di Dante dopo le letture scolastiche. Segnalibro fatto a mano da una mia amica. E continuiamo con altri libri tra il classico e il non. Abbiamo Tarzan, Lo scudo di Talos, Le avventure di Tom Sawyer e Il giardino segreto, tutti in questa edizione della Oscar Mondadori. La mensola di sotto è dedicata interamente a Stephen King. E ho sistemato prima le edizioni in copertina rigida, ovvero 22-11-63, L'istituto, The Outsider, L'uomo vestito di nero e Elevation. Proseguiamo con It, tra l'altro It è in questa edizione meravigliosa della Sperling Paperback, quella che si è occupata per anni tra gli anni 90 e 2000 delle pubblicazioni di King, e quando io le trovo al mercatino impazzisco, diciamo che le considero un po' più belle rispetto a quelle della Pickwick. Poi Stagioni diverse, che è una raccolta di 4 romanzi brevi, tra cui quello da cui hanno tratto il film Le ali della libertà e il film L'allievo, comunque uno dei miei libri preferiti in assoluto. Il miglio verde, che ne parliamo a fare, questa per esempio è della Pickwick ma mi piace, con Tom Hanks in copertina. Dolores Claiborne, La bambina che amava Tom Gordon, Home Writing, che è un saggio direi fondamentale per tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di scrittore. 4 dopo mezzanotte, volumi 1 e 2, quindi 2 raccolte di racconti. Gli occhi del drago, Pezze metari, Cose preziose, Mucchio d'ossa, Scheletri, sempre racconti. Desperation, Le notti di Salem, A volte ritornano, Gans, che è un saggio
pubblicato da una casa editrice di Scampia Napoli, e quindi ne vado molto fiera, così in maniera riflessa. Torno a prenderti, Carrie, Colorado Kid, e qui dietro abbiamo La zona morta. Scendendo al piano di sotto abbiamo in primis l'angolo dedicato alla fantascienza, un altro genere che mi piace parecchio, e abbiamo l'angolo di Michael Crichton con Jurassic Park, Il mondo perduto, I cercatori di ossa, con la copertina del fossile molto bella, Next, Andromeda, che tra l'altro è su un virus che stermina la popolazione mondiale molto bene, L'isola dei pirati, e poi continuiamo con la fantascienza di Weir con Sopravvissuto The Martian, con la copertina del film, la storia del film di Jurassic World, Richard Matheson con Io sono leggenda, anche in questo caso con la copertina del film. Io amo entrambi, il libro e il film. Sempre di Matheson, I migliori racconti, fantastici. Matheson è uno degli autori a cui King si è ispirato di più nella sua carriera. Philip K. Dick, Ma gli androidi sognano pecore elettriche, da cui hanno tratto il film Blade Runner. Ray Bradbury con Cronache marziane, è un libro purtroppo zeppo di refusi, bruttissima cosa quando si legge, però sono meravigliosi questi racconti, che poi non sono racconti a sé stanti, ma sono tutti collegati. E poi Kay Pax, sempre con la copertina del film omonimo del 2001 con Kevin Spacey. E poi, sempre con la copertina del film, il meraviglioso Contact con Jodie Foster, meraviglioso film, veramente uno dei film del mio cuore. E poi abbiamo Guida Galattica per gli autostoppisti e Ristorante al termine dell'universo di Douglas Adams. Sono 5 libri, lui la chiamava trilogia in 5 parti, e notare questa edizione recente che ho acquistato da poco, quanto è bella, e infatti vorrei recuperare anche questo primo libro in questa edizione. E poi abbiamo Mutanti, terrore alieno, che è un libro molto anni 90, con la copertina a specchio, perché in realtà forse gli alieni siamo noi, chissà. E poi qui proseguiamo con un po' di fantasy, abbiamo Fallen, Regina Rossa e Spada di Vetro, quindi due di una trilogia, I racconti degli speciali, Labyrinth, di cui parlavo prima, che è il romanzo ufficiale del film con David Bowie e Jennifer Connelly, Il labirinto del fauno, idem con patate, è il romanzo del film di Guillermo del Toro, comunque si legge benissimo anche da solo, e poi l'angolino di Tolkien con Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit annotato e Lettere da Babbo Natale. E qui ci sono tutti i vari gadget del mondo fantasy di Tolkien, come l'anello di Aragorn in due misure, l'anello del nano, non mi ricordo il nome, oddio, Thorin scudo di quercia, la chiave della montagna di Erebor e ovviamente l'unico anello. E poi lì dietro ci sono altri due libri da segnalare, adesso ve li mostro. The Queen of the Tearling di Erika Johansen, che è il primo volume di una trilogia che ho acquistato per la sua beltà, ma che in realtà non ho letto. Io adesso sto facendo molta fatica a star dietro alle saghe, trilogie, ma da più di un anno ormai, però era una bellissima edizione. E la trilogia di Bartimeus di Jonathan Stroud, quindi il libro con la trilogia completa, che comprende L'amuleto di Samarcanda, L'occhio del Golem e La porta di Tolomeo della Salani. Ho sentito parlare benissimo di questa trilogia fantasy e vedremo, spero di leggerla presto. Scendendo abbiamo unicamente libri universitari, però non manuali, ma libri di letteratura, libri di latino, eccetera. Vi volevo segnalare Lo Conto dei Liconti di Giambattista Basile, sia in questa edizione critica con la copertina rigida che in questa edizione della Garzanti. Comunque è una raccolta di fiabe del 600 meravigliosa, scritta da un autore napoletano e ambientate tutte queste fiabe a Napoli e dintorni, e in queste novelle trovate proprio le radici di fiabe come Cenerentola e La Bella Addormentata, quindi direi che sono proprio imprescindibili.
Poi abbiamo un po' di libri latini come il De Rerum Natura di Lucrezio, la Farsaia di Lucano, le Satire di Giovenale, il De Oratore di Cicerone, le Poesie di Catullo, l'Eneide di Virgilio, il De Agricola di Tacito, le Odi di Flacco e il Satiricon di Petronio, altro libro e altra opera fantastica perché estremamente ironica e con dei tratti, io direi, super attuali. Poi abbiamo, passando alla parte invece di letteratura italiana, il Canzoniere di Saba, il Decameron di Boccaccio, il Canzoniere di Petrarca, il Giorno e le Odi di Parini, la Coscienza di Zeno di Svevo, il Fu Mattia Pascal di Pirandello, geniale, il Principe di Machiavelli, Gargantua e Pantagruele di Rabelais e l'Amleto di Shakespeare. E poi andiamo a vedere cosa c'è dietro. Qui dietro abbiamo Con gli occhi chiusi di Tozzi, che è un romanzo realistico, del realismo. Poi le Lettere persiane di Montesquieu, che sono un esempio della letteratura illuministica. E poi lo stupendo, non riesco neanche a dirlo perché proprio non ci credo nemmeno io, Ma la voglia di Verga. Qui abbiamo la corona di alloro che si è mantenuta perché finta, la tesi di laurea con la copertina rossa e poi il tocco. Eccolo qui, con la sua nappa. Al piano di sotto abbiamo in realtà di tutto un po', però principalmente fantasy, però anche della narrativa molto molto interessante che adesso vi mostro. Allora abbiamo il primo volume della saga di Percy Jackson, Lo straordinario viaggio di Edward Tulane, che fa veramente piangere un sacco, Il cimitero senza lapidi e altre storie nere di Neil Gaiman, e sempre di Gaiman, Coraline. Gaiman lo trovo uno scrittore veramente brillante e geniale. Prep di Curtis Sittenfeld, che è un libro su una scuola preparatoria americana, un romanzo molto molto bello. Peter Nimble e i suoi fantastici occhi, comprato su una bancarella, mi piaceva la copertina. The Giver, che è un po' l'archetipo dei distopici. L'estate dei fantasmi, Il labirinto, Mortina e La vacanza al lago mistero, che è uno dei fumetti di Barbara Cantini, poi in realtà è una saga. Poi Un'estate da urlo di Stein, che è l'autore di Piccoli brividi, questo libro è vecchissimo. Fuoco infernale di Josephine Poole, che è un'autrice inglese. Il romanzo del film Ballerina, che ho letto in un periodo natalizio quando si ha voglia di fiabe dolci e zucchero filato. Poi i primi due libri di Lemony Snicket, Un infausto inizio e La stanza delle serpi, ne hanno fatto la serie TV, ma io mi sono fermata al film bellissimo con Jim Carrey. Sempre di Lemony Snicket, Tutte le domande sbagliate, che è un'altra saga di cui io ho il secondo volume, quando l'ha vista l'ultima volta. Poi Il fiore della discordia di Strand, che è un'autrice italiana, di cui però non si è più avuta notizia, anche per i seguiti. Poi abbiamo La gabbianella e il gatto di Sepulveda e C'è nessuno di Gardner. Gardner è un filosofo a tutti gli effetti e questo libro racchiude un po' della sua filosofia sotto forma però di un romanzo leggero. Poi passiamo a della narrativa, con Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve, Come fermare il tempo di Matt Haig, no, non ho messo molti post-it come vedete, Un regalo da Tiffany, che è stato un regalo, Le otto montagne di Cognetti, l'ho tenuto perché comunque ho contrassegnato qualcosa, però non è proprio il mio genere, Gli ultimi giorni dei nostri padri di Dicker, di cui ho letto invece dei gialli, Un cappello pieno di ciliegie di fallaci, bellissimo, Amabili resti di Alice Sebold e Mangia prega ama, famosissimo, di Elizabeth Gilbert. Spalanchiamo l'altra libreria. E partendo dall'alto abbiamo un po' di libri forti, no fiction, a cominciare da quelli di Saviano con 000, Vieni via con me, Gomorra, La bellezza e l'inferno. Queste sono, diciamo, principalmente edizioni Strade Blu di Mondadori.
poi di Ilaria Cavo, che è o è stata una giornalista di Matrix. Abbiamo La chiamavano bimba, che è un ritratto di Anna Maria Franzoni, Un oscuro bisogno di uccidere dello psichiatra Picozzi, che è un elenco di casi psichiatrici che hanno commesso degli omicidi, molto molto interessante. La parte buia del giorno, che non ho ancora letto, ma che ho focalizzato al mercatino e mi aveva attirato per la sua trama. Poi abbiamo Come un respiro di Ozpetek, un acquisto recente, così come è stato recente anche Il cambiamento che meritiamo di Rula Gebreal, che ho momentaneamente sospeso perché sono incappata in un libro che si è preso tutto il mio tempo e il mio spazio, che dopo vi mostro. Poi Io ci sono di Lucia Annibali, Concita De Gregorio, Mi sa che fuori è primavera, un libro bellissimo che spesso mi torna in mente e che ho letto più di una volta. Milioni di farfalle di Iben Alexander, 20 anni contro di Ingroia, autografato, 11 settembre 2001, inganno globale del giornalista Mazzucco, che seguo su YouTube, Lo strano viaggio di un oggetto smarrito di Salvatore Basile, che mi fu inviato in omaggio dalla IBS, The Danish Girl di Denis Ebershoff, che devo ancora leggere, ma mi piaceva il fatto di questa trasformazione e del protagonista del film. I primi due libri della trilogia Nei panni di Valeria, ovvero Nei panni di Valeria e Valeria allo specchio. Questi sono romance, ma ho letto il primo, l'ho trovato veramente brillante e io non leggo romance. Poi Lo strano mondo di Carrie Pilby, libro che ho letto tantissimi anni fa, preso su una bancarella, il famoso Va dove ti porta il cuore di Susanna Tamaro, I pilastri della terra di Ken Follett, Racconti crudeli, questo è Le mille luci di New York, ne hanno tratto un film a fine anni 80 con Michael J. Fox, e poi un angolino di psicologia con Alla ricerca delle coccole perdute, Come diventare bella ricca e stronza, Falli soffrire e L'effetto Lucifero del professor Zimbardo, da cui hanno tratto il film The Experiment in più versioni. Poi Vita di P, questo è La vera storia del pirata Long John Silver, e Enigma di Clive Cussler. Il piano di sotto è occupato per una buona metà dai libri della Rowling. Abbiamo innanzitutto i biglietti del concerto di Harry Potter e la pietra filosofale, che sono andata a vedere all'auditorium della Conciliazione davanti al Vaticano, e qui abbiamo la spilletta con le quattro case di Hogwarts, comprata come souvenir stesso quella sera. Qui abbiamo tutta la saga di Harry Potter nella prima edizione italiana, quindi questa qui. Poi Harry Potter e la maledizione dell'erede, la sceneggiatura, Le fiabe di Bedelbardo, Gli animali fantastici, dove trovarli, e Il Quidditch attraverso i secoli, quindi questi tre spin-off della saga di Harry Potter. E so che queste edizioni non le fanno più, ne sono uscite delle altre, e so anche, poi correggetemi se sbaglio, che adesso queste edizioni valgono molto, cioè si trovano all'usato però con dei prezzi veramente altissimi. Poi sempre della Rowling abbiamo Il seggio vacante e Buona vita a tutti, che è un discorso che ha tenuto lei ai laureandi di Harvard qualche anno fa. Poi Nightmares, Non spegnete quella luce, che va bene per Halloween, La casa del tempo, acquistato dopo aver visto il film, che è molto leggero. Poi Piccole donne e piccole donne crescono, in questa edizione storica. E poi abbiamo altra narrativa di peso, ovvero La trilogia della città di K di Christoph, questi sono tutti i volumi Einaudi, L'antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, guardate anche qui che cosa non ho potuto evidenziare, poi Open di Agassi, che è la biografia, anzi la autobiografia di questo celebre tennista, e poi Angolo di Jonathan Franzen, altro grande rappresentante della letteratura americana, con Purity, di cui ho letto solo la prima parte, Le correzioni, letto e amato,
Libertà, idem, letto e amato. E poi da pochissimo è entrato Crossroads, che è proprio l'ultima uscita, ma risale veramente a pochissimi giorni fa, e che prontamente mi è stato regalato anche questo dalla mia amatissima Mel. Abbiamo invece alla mensola inferiore una serie di gialli e thriller, altro genere che ho veramente consumato e che adesso invece sto temporaneamente mettendo da parte a favore di altri generi. Però comunque abbiamo veramente dei titoli molto interessanti, tra i quali La verità sul caso Henri Quebert di Joël Dicker, di cui prima vi ho mostrato Gli ultimi giorni dei nostri padri. Questo mi è piaciuto tantissimo. Poi, sempre di Dicker, La scomparsa di Stephanie Meyler, che invece non mi è piaciuto. Questi sono i due libri di cui ho registrato il video libro di Ciofeca, quindi li tengo qui per affetto, e sono Un piccolo favore, che penso sia il libro peggiore che abbia mai letto, e vi rimando appunto al video del libro di Ciofeca, e Una coppia quasi perfetta, idem con patate, però questo in assoluto è veramente il più brutto. Poi abbiamo L'angolino di Musso con Central Park e L'istante presente. Poi Uomini che odiano le donne, ovvero il primo volume della trilogia Millennium di Larson, La notte più lunga di Michael Connelly, e poi Agatha Christie con Nella mia fine il mio principio, Assassinio sull'Oriente Express, Quattro casi per Poirot e Dieci piccoli indiani. Queste tra l'altro sono le edizioni dell'Hachette da Edicola in copertina rigida e con i colori sgargianti. Post mortem di Patricia Cornwell, due libri di Maigret, Io uccido di Faletti, L'inganno della luce di Louise Penny, La psichiatra di Wolf Dorn, bellissimo, Adesso è paura di Ford, La vita perfetta di Knight, Dentro l'acqua di Paula Hawkins, che è la stessa autrice della ragazza del treno, che ho letto e che ho venduto, Psycho di Robert Bloch, bellissimo, bellissimo libro, poi Dan Brown con Il codice da Vinci e Inferno, e Il suggeritore di Donato Carresi, quindi un autore italiano. Dietro abbiamo Il piede di Federico, che è tutto ambientato tra la Campania e la Sicilia, e lì c'è la trilogia dell'Abate Nero di Marcello Simoni, quindi altro giallo barra thriller scritto da un autore italiano. Scendendo abbiamo i libri piccini della Universale Economica Feltrinelli principalmente, ma non solo, e quindi vedete che c'è una bella fusion di colori e di titoli, ma andiamoli a vedere nel dettaglio. Cominciamo con Passeggeri notturni di Caro Figlio, Le leggende del mare di Ettore Bravetta, poi La sovrana lettrice di Beckett, un autore molto simpatico, ricco di humor inglese, Sete di Amélie Nothomb, L'animale morente di Philip Roth, Miseri resti sepolti di Miriam Palombi, di una casa editrice, la Dark Zone, che ho scoperto in estate in una località di mare, La strada di McCarthy, un grande distopico, Marea dentro di Severino Cirillo, Il giardino di Elizabeth, che è un libro che ho scoperto grazie alla serie di Downton Abbey, perché uno dei protagonisti lo regala alla sua ragazza, Anima tatuata di Nick Duca Von P qui su YouTube, Il cappotto di Gogol, Gitanjali di Tagore, che è una raccolta di poesie indiane, Il diavolo nel cassetto di Maurensig, molto molto interessante, Il capitano e la gloria di Dave Eggers, letto quest'anno, bellissimo, La brevità della vita di Seneca, L'arte della guerra di Sun Tzu, Cecità di Saramago e Il racconto dell'isola sconosciuta, sempre di Saramago, Gli sdraiati di Michele Serra, Il condominio di Ballard, Angolino di Benny con Cari mostri, Bar Sport, Blues in 16 e Dance in paradiso, Il ciclope di Paolo Rumiz, La pioggia prima che cada di Jonathan Coe, Il corpo sa tutto di Banana Yoshimoto, L'incredibile storia di Soya e Tofu di Pallavi Ayar, che ha questi due gatti per protagonisti, La scuola della carne di Mishima,
molto bello, Uno studio in rosso di Arthur Conan Doyle, Per 10 minuti della gamberale, poi Angolino Baricco con 900, Seta e Oceano Mare, Alice, I giorni della droga, Il mio anno di riposo e oblio della Moshpeg, che voglio leggere presto, Le braci, L'incubo di Ilaus della Jackson, fantastico. Sempre della Jackson abbiamo La ragazza scomparsa, Follia di Patrick McGrath, E pepe e Limonov di Carrère, di cui vi ho fatto una testa così sui vari post social di Facebook e Instagram. Poi Angolino di Ian McEwan con Espiazione, L'inventore di sogni, che forse è quello che dà il titolo al mio modo di salutarvi, e il mio romanzo Viola profumato, nonché Cortesia per gli ospiti e La ballata di Adam Henry. Dopo l'angolo McEwan abbiamo quello di Buzzati con La boutique del mistero, che è una raccolta di racconti surreali, Il deserto dei tartari, bellissimo, anche questo super contrassegnato, e Un amore, che è anch'esso nella lista dei libri che voglio leggere prioritariamente. Doppio sogno, da cui è stato tratto il film Eyes Wide Shut, Giro di vite di Henry James, La scimmia nuda, Desiderio di cose leggere, che è una raccolta di poesie di Antonia Pozzi, I ponti di Madison County, in questa edizione vintage bellissima, e Pensieri pericolosi, che è il romanzo da cui hanno tratto il film, con Michelle Pfeiffer e la colonna sonora di Gangsta Paradise. Ci sono delle cose interessanti anche dietro. Abbiamo infatti Pessoa con Il marinaio nella traduzione di Antonio Tabucchi, 4 libri su Napoli, di questi Napoli tascabili a 1000 lire, ovvero Modi di dire napoletani, Il presepe napoletano, Il gioco del lotto a Napoli e I chiostri di Napoli. Poi qui abbiamo sempre della Feltrinelli, Opera struggente di un formidabile genio di Dave Eggers, e qui Il nome della rosa di Umberto Eco in edizione scolastica. Scendendo abbiamo, vabbè, 2 quadernoni ad anelli, la serie che ho letto alle elementari di Elementare, appunto, Papero, La biblioteca più piccola del mondo, Il cammino di Santiago di Coelho in questa bellissima edizione. Poi abbiamo Brooklyn, da cui hanno tratto il film con la sceneggiatura di Nick Hornby, Mille splendidi soli, bellissimo, Angolino John Green con Colpa delle stelle, Città di carta e Cercando Alaska. Per restare in tema di carta abbiamo La casa di carta, che è il libro ufficiale della serie Netflix, L'età di Lulu, un filo d'olio di Simonetta Agnello Orbi, bellissimo. Poi abbiamo ancora qualche fantasy con Il mare senza stelle, Piranesi, Il circo della notte, poi Chocolat, che è il romanzo da cui hanno tratto il film con Johnny Depp, Firmino di Sam Savage, che voglio assolutamente rileggere, l'ho letto tantissimi anni fa e non lo ricordo. Poi un libro su Totò, La maschera di un principe. Ultimo acquisto, comunque uno dei più recenti, Green Lights, L'arte di correre in discesa di Matthew McConaughey, che è una raccolta dei suoi diari. E poi I racconti del libraio di Martin Latham, che sinceramente non so classificare, non so se è un fantasy, se è una sorta di diario di questo libraio, non lo so. Mentre dietro abbiamo l'angolo di Stephen Hawking con Una breve autobiografia, Breve storia della mia vita, Dove il tempo si ferma, che è una raccolta di 2 interventi che ha fatto a un convegno dove esprime delle sue teorie molto interessanti. Questo è un libro invece che mette alla prova le tue conoscenze sulle teorie di Hawking, su universo, spazio e tempo. E poi abbiamo la trilogia che ha scritto insieme alla figlia Lucy, che comprende La chiave segreta per l'universo, Caccia al tesoro nell'universo e Missione alle origini dell'universo. Copertine bellissime, tra l'altro. Sedendomi per terra forse riesco anche a mostrarvi l'ultimo ripiano, che è questo qui, dove abbiamo Dracula di Bram Stoker,
che in realtà io ho letto d'estate, a dispetto di tutti quelli che dicono leggetelo ad Halloween, io invece ad agosto, Cuore di tenebra di Conrad, La metamorfosi e Lettera al padre di Kafka, Il buio oltre la siepe di Harper Lee, Il gabbiano Jonathan Livingston di Buck, Le avventure di Pinocchio, La fattoria degli animali di Orwell. Poi, Dove è finita Audrey di Sophie Kinsella, che ho preso ovviamente perché si chiama Audrey la mia gattina, Matilde e la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, L'uomo che metteva in ordine il mondo di Bachman, che ho letto, cioè non ho letto ma ho acquistato su consiglio di alcuni youtuber, Anima di Mowawad, Storia di una ladra di libri, poi Da qui a qui un po' di libri di scrittori locali, amici e libri che ho presentato, poi Il profumo di Sue Skind e Angolo dei libri dedicati ai gatti con A spasso con Bob, Il mondo secondo Bob, Un dono speciale di nome Bob, dove c'è sempre lui photoshoppato, Il gatto che scoprì il Natale, Io e Dewey, Il gatto che aggiustava i cuori e Il gatto che arrestava i malviventi. E qui abbiamo l'opera monumentale di Brian Selznick con La straordinaria invenzione di Hugo Capré, che racchiude, faccio vedere intanto lo spessore, racchiude disegni e scrittura per narrare una storia. E siamo arrivati all'ultima parte. In alto abbiamo dei classiconi come la trilogia dei Tre Moschettieri, sì, è una trilogia, che comprende I Tre Moschettieri, Vent'anni dopo e Il Visconte di Bragelonne, in tre edizioni diverse ma proprio non le fanno nella stessa edizione, Il Conte di Montecristo, Robin Hood, Oliver Twist, Grandi Speranze, entrambi di Dickens, e Le Notti Bianche ed altri di Dostoevsky. Qui sotto abbiamo un po' di varie ed eventuali, come L'asina di Delangelo di Nick Cave, che è un famoso cantante rock alternativo, Anna dai capelli rossi, Donne che corrono coi lupi, Downton Abbey, che è questo libro vellutato con tutte le ricette del tè e dei biscotti presenti nella serie di Downton Abbey, Gli inganni di Loch Lamora, che è un altro fantasy ed è il primo volume di una trilogia, Angolino dei libri di Natale con Magiche storie di Natale, Il canto di Natale, sempre di Dickens, Elfi al quinto piano e Il petalo di rosa, pure mi sembra sia qualcosa di simile natalizio. E poi abbiamo sempre come corner Mauro Corona con La casa dei sette ponti, Confessioni ultime, Storia del bosco antico, di cui amo la copertina, L'ultimo sorso e Il passo del vento, che è un sillabario dove ad ogni parola di montagna viene abbinato un aneddoto. Qui abbiamo una serie di libri tratti da pagine Facebook sostanzialmente, oppure da pagine Instagram come in questo caso, e quindi abbiamo Vesuviana State of Mind, I grandi classici riveduti e scorretti, La divina commedia riveduta e scorretta, Vita con Lloyd e Alberigo di Domacia. Invece quest'altra parte qui è dedicata ai libri del circolo letterario di Eri Chioba, che io ho seguito ai miei esordi su YouTube, e abbiamo infatti proprio il libro scritto da lei, che è Il diario di una single incallita, Memorie di una geisha, Io prima di te, Colazione da Tiffany, con la copertina del film, Buon apocalisse a tutti di Terry Pratchett e Neil Gaiman, Finzioni di Borges, L'amante di Marguerite Duras, Miss Charity, L'uomo nel labirinto, un bellissimo romanzo di fantascienza tra l'altro, ve lo consiglio tanto, e La verità vi prego sull'amore di W.H. Auden, che contiene la poesia che viene letta durante il finale del film Quattro matrimoni e un funerale. Nella parte posteriore abbiamo invece i due libri di Lucia Santucci, L'equilibrio delle sfere di cristallo, Il coraggio di Anna e Un amore così, la fragilità di Anna, e lì abbiamo La scoperta dell'alba
di Walter Veltroni, che è stato il sindaco di Roma. Anche questo ripiano mi piace un sacco, è stato messo insieme da non molto, da neanche un anno, e abbiamo Romeo e Giulietta di Shakespeare in questa edizione Mondadori, che però richiama un po' uno young adult, e questa cosa mi ha fatto morire a livello di marketing. La regina degli scacchi di Tevis, che al di là che possa piacere o meno come romanzo, come scrittura, resta una storia del mio cuore. Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris, Jack Frusciante uscito dal gruppo di Enrico Brizzi, La vita stregata di Jack Kerouac, che è lo stesso autore della Strada, i miei primi libri di una casa editrice indipendente, ovvero la Abbe Editore, con La banconota da 1 milione di sterline di Mark Twain, Spettacolari invenzioni, mirabolanti scoperte, che è una raccolta di racconti di autori famosi, e poi La storia segreta di una contessa irlandese, con questa bellissima copertina. Angolo di Wallace, e qui tacciamo, il tennis come esperienza religiosa, una cosa divertente che non farò mai più, tra l'altro letta in crociera, Questa è l'acqua, Tennis TV, Trigonometria e Tornado, e manca Infinite Jest, che è sul mio comodino perché è attualmente in lettura. Di Jonathan Safran Foer ho Molto forte, incredibilmente vicino, tacciamo anche qui sul numero dei post-it, Ogni cosa illuminata, di cui ho visto il film e mi è piaciuto tantissimo, infatti poi dopo sono andata a recuperare subito il libro, La camera azzurra di Simenon, L'uomo col cappello, che è stato un regalo di una mia carissima follower, Alta fedeltà di Nick Hornby, è sempre regalo apprezzatissimo, Una storia vera, sopravvissuto alla bomba atomica. L'ultimo ripiano è dedicato a libri su film, serie TV, graphic novel principalmente, e abbiamo davanti i due gadget di Zero Calcare, che sono usciti un po' di tempo fa in edicola, quindi abbiamo proprio lui sempre con questo umore alle stelle e il suo armadillo che è la voce guida. Allora, qui abbiamo un libro con il backstage dei tre film del Signore degli Anelli, idem, scusate, dicasi per questo dedicato allo Hobbit, entrambi trovati sulle bancarelle. Il libro ufficiale di Stranger Things, comprato immediatamente questa estate dopo aver visto questa serie TV, poi la il fumetto di Frafrog, youtuber molto famosa, il fantastico pianeta che sta nel sistema solare ma nessuno lo sa perché nessuno l'ha mai visto, la montagna di libri più alta del mondo di Rozio Boniglia, che mi piace per i disegni dolci dolci, Il Signore del Padello, che è ovviamente una parodia e una rivisitazione del Signore degli Anelli, Residenza Arcadia di Daniel Coelho, altro fumettista molto seguito su Instagram, scusami zero ti sposto, Bedelia di Leo Ortolani, fumettista che non necessita di presentazioni, e in particolare questa graphic mi è piaciuta molto, e qui abbiamo tutto Zero Calcare. Posso dire che attualmente Zero Calcare mi ha un po' non caduto, però ecco, un po' così diminuito ai miei occhi, diciamo così. Abbiamo La profezia dell'armadillo, Un polpo alla gola, 12, Scheletri, A babbo morto. Qui c'è un cofanetto con dei piccoli fumetti inediti che sono usciti in concomitanza con l'armadillo e con l'altro. E qui abbiamo I segreti del bosco proibito, che è la prima... il primo libro della trilogia di Wildwood. E questo era il mio bookshelf tour, sono sconvolta ma ce l'abbiamo fatta e sono felicissima di averlo registrato, a parte che mi dà una carica pazzesca, mi invoglia a leggere quando vedo tutti quei titoli, molti dei quali sono ancora in attesa di essere letti, però è qualcosa che mi piace tantissimo e spero quindi che sia piaciuto tanto anche a voi. Fatemi comunque sapere con un commento ed un like che cosa ne pensate, se questo video vi ha tenuto compagnia, se avete adocchiato qualche titolo che vi ha incuriosito e che vorrete leggere, quindi fatemi sapere tutto tutto.
Io come sempre vi ringrazio di cuore per essere rimasti con me fino a qui. Vi mando un bacione enorme, mi raccomando seguitemi su Instagram e Facebook così possiamo interagire con più immediatezza e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!